se dal fuoco e dall'acqua l'energia antica per le locovapore, al contrario, è sufficiente non sentirsi ancora troppo bolsi e macilenti per pigiar pedali a cavalcioni del fido velocifero. Tutto sto teatro solo per mostrare che sto andando, con un po' di anticipo, al rendezvous col treno a vapore. Non lo farò diventare questo mio un videino umoristico, sarà un viaggetto in cabina di una vaporiera. Dunque, dato uno sguardo dal grande viadotto anno 1856 alla valle dove scorre l'olio e si snoda il binario verso Paratico con resti di archeologia industriale, sto passando dalla stazione di Palazzolo con i suoi mezzi storici della ferrovia Palazzolo-Paratico. Pausa estiva per il treno blu, la linea attende paziente, solo rumorosi regionali. Visto che ci manca solo che li invoglino a farli questi graffiti, che almeno non siano tanto orribili, prego. Una delle tipiche mansioni del 216 Badoni è, anzi era, viste le nuove regoline, andarsene in linea con un pianale con una grossa presa, tanti agguerriti volontari e sui 10 km per Paratico combattere le erbacce infestanti. Dalle 2 alle 4 ruote, saltino temporale di una stagione, e oggi il treno a vapore. Prima un po' di contorno, però. Buongiorno cielo, per ora di un negativo grigio topolino, ma il sole poi la scioglierà la foschia. Nell'attesa un'occhiata all'apparato centrale elettrico a itinerari, l'ACEI, col suo quadro luminoso dal sapore di passato. Un bel guaio nel lontano gennaio 2004, quando questo banco ACEI si guastò completamente. Nessun comando, nessun controllo, deviatoi, circuiti di binario, la formazione itinerari, i sistemi di blocco con le stazioni, tutto KO. I treni persi e fermi nella nebbia. Un'oretta dopo il guasto fu riparato. I treni arrivarono tutti insieme in colonna.
un cincinino in ritardo, il ciuf ciuf, e via un blitz nella Ubella e Liberty, stazione della ex SNFT di fronte a quella di Rovato FS, per documentare una fila di onesti demolendi rotabili. Rimorchio per ALN 668. Tre loco da manovra gruppo 225 serie 2100. Sono state una decina le serie dei 225, anche di uno o due soli esemplari. Questi 2100 sono degli anni 70. Motore Brief da 255 cavalli a 1450 giri, trasmissione idraulica Foyt. Nel ventennio il numero romano 10 indicava l'anno, iniziando dal giorno successivo la marcia su Roma, quindi anno decimo uguale dal 29 ottobre 1931 al 28 ottobre 1932. Complicatino. Automotrici ALN di seconda generazione, le 1008. 85 esemplari costruiti da Fiat fra il 1971 e il 73, due motori tarati a 115 kW, 110 all'ora, giunto idraulico, cambio meccanico 5 marce e milioni di chilometri nella carriera. Lungimiranti dirigenti hanno deciso di demolire l'intero gruppo delle 1008. Allo scadere di chilometraggio niente più revisioni. Le han dunque ritenute, cito, non adatte alle moderne esigenze, inadeguate nel livello di comfort e obsolete. Un altro pezzo di storia ferroviaria che se ne va. Erano macchine robuste ed affidabili, molto versatili, ideali per le secondarie non elettrificate. La loro meccanica, derivata dalla grande produzione dei camion in serie, aveva ricambi facilmente reperibili sul mercato, ma proprio quei motori oggi bocciati per consumi e emissioni. A me piaceva viaggiarci, ecco, era il mio elogio funebre. Amen. D'accordo, le 1008 avevano i loro 30 annetti, ma a questo elettronico caimano degli anni 90 un'occhiatina gliel'hanno mai data? Bene, rieccoci fra ritardi, esigua manutenzione, di servizi spudorati, pardon, rieccoci in un'italica stazione benevolmente osservata dal quattrocentesco convento dell'Annunciata. Sì, provate a salire su questo orpello di Brescia-Bergamo, dalle fragranze pari solo all'untuoso sudiciume, rifiancate biglietto da visita. Delle tante furono 18 occhialute delle Nord, le diesel elettriche progetto anno 1968 ex Cecoslovacchia, per dire, nate allora con riscaldamento a vapore, ok, e trasformate in Italia dalla Leon d'Oro di Marmirolo con motorizzazione Caterpillar da 1200 kW. Che si trascina l'occhialuta, la prima delle 8 loco Crax da 5600 kW delle Nord. In attesa del vapore, a volte anche troupe televisive, e avendo sempre il drammatico momento di una intervista,
che posso solo rabberciare improvvisando più male che bene. Abbiamo detto che il recupero di binari in disuso e locomotive a vapore storiche si basa molto sull'attività anche di volontari e di appassionati. E qui con noi c'è Luigi Martinelli, che è un videomotore appassionato appunto di locomotive d'epoca. Come mai? Da dove nasce questa passione? Nasce da lontano, da ragazzino, diciamo all'età di 10-11 anni, quando per andare alle medie dal paese dove abitavo io, che era Albino, media valseriana, le medie erano Alzano, bisognava prendere il trenino delle valli, che non c'è più, poi hanno chiuso nel 68. E questi treni erano ancora sia a vapore sia con quelle che allora erano le automotrici, le chiamavano di corrine, perché era rimasto che non identificavano il veicolo. E quindi la passione nacque lì. Poi con amici più tardi, una ventina d'anni dopo, cominciamo a raccogliere fotografie, disegni, tutto ciò che riguardava le ex ferrovie delle valli, che erano sia Valseriana che Val Brembana. Dalla passione nacque anche il modellismo. Ho un plastico autocostruito totalmente, cioè locomotive, carri, caseggiati, tutto autocostruito, le tegoline una per una, sono 2 mm x 2,5 mm, si fanno uno a uno e si mette un metro del certosino, pazzesco. E ho costruito quella che era un po' la vecchia ferrovia delle valli, la stazione di Albino e Cene. E dopo, facendo un po' di fotografia, allora le foto, poi è venuta anche la videocamera, la passione si è estesa e si gira un po', rincorrendo vecchi treni soprattutto, e le linee, che tante ormai sono scomparse qua in Italia, ma tante ancora arrancano e su cui c'è anche del materiale interessante. Ecco, tutto qua. Ecco, nella sua attività lei riprende molte situazioni, molti treni, è importante, l'associazione Ferrovie Turistiche fa rivivere pezzi di storia. Esatto, tutto nacque nel 1991, quando due amici ed io riuscimmo a organizzare un treno a vapore, turistico naturalmente, prendendo la locomotiva a Verona e quindi tutto... un prequel da fare che è stato impressionante, e facemmo un treno vapore sulla Palazzolo Paratico, e questa linea era stata chiusa, riuscimmo a riaprirla con un treno turistico. Poi negli anni è subentrata questa associazione che adesso sono volontari a organizzare questi bei treni a vapore riempiti di gente che accorre. È un po' magico vedere questi treni viaggiare sulle linee moderne. Certo, una locomotiva a vapore in fondo è una macchina viva, no? Ansa, sbuffa, arranca, il biellismo che si muove, comunque sempre affascinante questo movimento. Poi lo stesso fumo, il vapore, l'olio, l'acqua, sono tutte cose che ancora non è asettica come le bellissime funzionali macchine moderne, che sono praticamente silenziosissime, le vede, sono efficienti. Questa è ancora, dietro ci sono ancora i musi neri, no? I personaggi che riescono a farle funzionare, è non facile. Tutto qua. Prego. Isabella Caccialanza, l'incosciente, dolce fanciulla che non sapeva a cosa andasse incontro intervistandomi. Minimo un verticale calo degli ascolti del canale 18 per cui opera Telecolor, emittente televisiva regionale. Trasmette dal 1984, sede a Cremona, redazione a Brescia. Con un'oretta di ritardo, poi Arturo del vapore maestro Paruscio e Gran Muso Nero ci spiegherà la 6.25 ora manovre di impegna il raccordo per la stazioncina di Rovato Borgo. Allora,
miei bagagli nel grande scalo di Rovato Borgo e la 625 manovra ora per portarsi in testa al treno. Che la ormai centenaria 625-100 è impegnata nei tanti treni organizzati da Ferrovie Turistiche Italiane. Fra poco quindi prenderà la via di Pistoia per la regolamentare prova freddo della caldaia e piccole manutenzioni correnti. Fanali che gli assavanti. Io mi inverto più sento. Guarda che coppia. Non commento niente. Non è ancora il momento di chiedere le cause di tanto ritardo. Critico l'Arturo, ma più conciliante sempre Francesco. In refettorio, pardon, in cabina, la collaudata squadra dei miei cari musineri quasi al completo. Riccardo. Matteo. Rossano, in posa. Potrebbe mai mancare Rossano, vero ferrobipatico della prima ora, anche senza il suo prediletto 216 Badoni? Vabbè, con queste qua, con quelle cazzure che ha cercato. Dai, ragazzi, fatemi un posticino. Sfruttando solo acqua e carbone e tanta cura meccanica. Nei volti traspare la passione senza limiti, la magia dell'entusiasmo, il costante impegno è il fascino irresistibile dei treni a vapore e in fondo dei bei tempi andati. Breve tratta di 6 km, Rovato Borgo, Bornato Calino, con le stazioncine di Rovato Città e Cazzago San Martino, è ciò che resta della sfortunata ferrovia Cremona-Iseo della SMFT, aperta a tratte fra il 1911 e il 1932. Da Cremona a Rovato la ferrovia fu chiusa nel 1956. Restò in attività solo per i merci la Rovato Iseo. Ora, per
praticamente cessato anche ogni treno merci, lavorato, bornato, è stata riaperta al servizio passeggeri nel 2010. In entrata affianchiamo il binario da Brescia, transitiamo dalla stazione di Bornato continuando sempre nella spumantistica Francia Corta. Questa tratta rovatusio corre fra le collinette delle Curtes Franche, le medioevali zone esenti da dazi, poi Franza Curta, oggi Francia Corta. Avevo pure predetto che il sole sarebbe uscito. Azzeccassi una porca mucca. Poteva che essere che Alessandro Bergonzoni, capirete, ha scritto verso il futuro, il sole alto e i sette nani vitiosissimi, non solo del sole ma anche dei venti che erano più di loro, quando quel mattino il primo capostazione sulla terra alzò le braccia, alzò le gambe per non farle sentire arti inferiori. Il treno per segnale partì con l'accento sul passato mentre stava già entrando nel futuro. Centinaio d'ammetti di tecnica ferroviaria si sono incrociati. Non indovinerete mai da che parte sto. Thank you.
stazioncina di Provaglio di Seo, ogni tanto mi piace, ma va ritornare per un boccone o per ber qualcosa. No, non seduto su queste travi, è la sala d'aspetto, ma nel bar che tanto ricorda vecchi tempi e che dà sulle torbiere, che sono una riserva naturale di 360 ettari sulla sponda meridionale del lago Sebino, una zona umida, canneti e specchi d'acqua. Vi nidificano una ventina di specie di uccelli, che so, folaga, germano reale, gallinella, cuculo, usignolo, e nelle acque vivono luci, pesci gatto, anguille, persici, carpe, tinche. Poi tra canneti, giunchi e ninfee, grandi pioppi e ontani. Per secoli qui è stata estratta la torba, in modo massiccio nell'Ottocento con i primi grandi opifici. L'estrazione ebbe fine attorno al 1950. Si estrasse però ancora dell'argilla fino al 1970. Dalla nostra ineffabile stazioncina il binario curva verso un antico monastero e sopra, tutto osserva dal 1500, la chiesa della Madonna del Corno. Il nome deriva naturalmente dalla sua posizione. Superata invece la curva, sulla distesa delle torbiere, da sempre chiamate lame, appare la bella chiesa romanica e il monastero di San Pietro, appunto in Lamosa. Sulla sinistra la cappella barocca a perpendicolo sulle lame, poi il complesso che conserva l'aspetto originario. Questo quasi austero fabbricato viaggiatori è del 1911, quando fu aperta la tratta da Bornato, progetto ingegner Conti Vecchi, tratta che bypassava gli scomodi 24 km della linea originaria da Brescia, via Monterotondo, armata con rotaiette da 21 kg metro, linea che comunque rimase in servizio fino agli anni 20 del 1900. Quella linea passava, e lo vedremo, in un fossato sotto il monastero di San Pietro in Lamosa. Giusto quel minimo, uno sgabelletto, insomma, nell'attesa delle Amecare 668 con rimorchietto. Altra musica, la segnalazione acustica del PL. Le casse del bar diffondevano un brano delle Codets del 1958, quella lollipop che tanto adoravo io, bimbetto puberale. Più tardi sarei arrivato ad osare dire a certe fanciulle "You are my lollipop", ma questa è un'altra storiella. Assicurata con un rimorchio B68 anno 1960 al centro. Spesso anche composizioni in quadruple di questi tempi per treni studenti. Due ALN 668 in quadranti, due rimorchi B68. Ci ho giusto viaggiato solo qualche giorno fa. Oh,
Adler del 2011 e treno regionale espresso Brescia Edolo. Saltano una dozzina di fermate questi regionali espressi, che per me vecchio ferrolipatico dire regionali espressi è come dire, che so, palombaro ciclista, un ossimoro, ecco. Sono rimasto a quando su questa linea c'erano i rapidi con una delle quattro AN64. Il reciproco Edolo Brescia e Pau Pau, ora torniamo in cabina, riprendendo dal comando. L'abbazia di San Pietro e no, non scendo al volo, passo ad un inserto. La linea verso Provaglio e il in fondo piccolo complesso di edifici religiosi e civili posti sopra un dosso a guardia della zona una volta paludosa delle lame. E fra lame d'abbazia ripassano 668 e rimorchietto. Salendo, dopo questo PL che è una delle entrate a visitare le torbiere, il romanico campanile e il fossato in cui scorreva la linea originaria da Brescia via Monterotondo. Accerchiata dunque da sedimi ed ex sedimi, l'abside della bella chiesa romanica. Due fratelli, Ambrogio e Oprando di stirpe longobarda, donarono nel 1083 al monastero benedettino di Cluny una chiesetta, questa con tutti i beni che la circondavano. Sorse ben presto il monastero che nel 1147 divenne l'importante priorato cluniacense e la chiesetta fu ampliata. Entrare è ammirare 8 secoli di storia dell'arte, affreschi, tele, intarsi, decorazioni. Lasciando dunque scorrere le brevi immagini, punto piuttosto a semplici precisazioni. Fino al V secolo d.C. è probabile che qui sorgesse un luogo pagano di culto di Mitra, dio del sole. Infatti l'abside della chiesa è rivolta verso il sole, a est. Poi si diffusero le prime comunità cristiane, con le pievi, e con la caduta dell'impero romano, il vuoto di potere e le prime invasioni barbariche, le pievi divennero i centri di organizzazione sociale, convivendo ancora culto di Mitra e cristianesimo. Basta pensare al 25 dicembre, Natale, che coincide col solstizio d'inverno. Per il culto pagano il sole rinasceva. La prima chiesa scelse la stessa data per la nascita di Cristo. Ecco, questo sarebbe la base di partenza per davvero quattro chiacchiere, ma
è meglio uscire e fare il ferrovipatico, come Videino richiede. Da quel portale ora arriverà da Iseo l'isolata automotrice diretta a Rovato Borgo. Con le star di questo inserto 668 e D68. Mi sovrasta l'elegante cappella barocca. Anni fa ero qui per un videino ai transiti dei CNE e della V220 e vidi in una botola aperta nel pavimento un sotterraneo con una piramide di ossa e teschi. Prima di perdermi nell'immensità del sole, eh sì, sono un cincinino seguace di Mitra, beh, continuiamo il viaggio sui cerchioni. Estremo della stazione di Iseo era la vecchia linea via Monte Rotondo, ora è decisamente un cimitero di rotabili, senza elegante cappella barocca, temo. Un po' del fascino di un tempo perduto, l'infrastruttura del deposito di Iseo, una parata di rotabili su un palcoscenico e gli attori cambiano spesso. Arturo stuzzica, riferendosi alla formazione di croste solide sulla griglia. Quando mucchiato deve andare via. Appena taranno il verde, manovra la testa coda al treno. Oddio.
l'attesa, ora a noi stuzzicare il maestro. Tu no, tu stranamente pensieroso oggi. Non ci siamo. La passione si scontra con la realtà a volte. È la realtà che si scontra con la realtà. Non è più la realtà di una volta. Sono cambiati i tempi e i personaggi che credono la realtà. Chi sa, intende. Tu prova a contare quanta gente c'è in giro oggi. Doveva avere una faccia sorridente fino al cielo. Invece... andiamo? Al massimo facciamo affumicare le castagne per il fumo sotto il ponte, ma che passiamo alla seconda, eh? Gabriele in tuta blu, squadra al completo. Mai mostro muro inferriata, ferrovieri che fuggono come possono da quella realtà a cui prima accennava Arturo? Tra poco tutto si svelerà. Allora, sono piante, cosa pulisce? La prima griglia, metto un po' di roba buona. Riempire l'imponente tendere a carrelli che da vuoto abbisogna di 22 metri cubi d'acqua, ci vuole una buona manichetta e un po' di fantasia. E non mi riferisco solo alla praticità di Gabriele. Ancora un momento e intuiremo. Notate là in fondo la manichetta che va oltre il muro? Per
allacciarla ad un idrante, c'è chi ha dovuto scavalcarlo il muro. Questa è la normale realtà di un treno a vapore, in Italia si intende. Nulla di cui preoccuparsi, dirò così na scontata, niente è solo rose e fiori. Bello il vapore, ma, c'è sempre un ma, ce ne vuole di pazienza oltre la passione. Insomma, rose e fiori sono bellissimi, ma a volte bisogna coglierli sull'orlo di un precipizio. Prestate attenzione a binario 1 per manovra in corso. Manovra in corso, binario 1. Loco vapore in vetta, poi la mia personale piazza d'onore vede le automotrici e più vecchiotte sono, più Aloysius le gradisce. Beh, la nostra vaporiera compie giusto 100 annetti e questa ALN è del gruppo di tre macchine che la SNFT ordinò alla Fiat, derivate dalla 663. Due motori Iveco tarati a 175 kg. Gli amici, perché la lieta giornatina per me ora ha fine, anzi più che lieta è stata una giornata gioconda.